Allora, buongiorno Luca Rigoni, un volto notissimo di Mediaset, un professionista da tanti anni. Ti volevamo disturbare solo per questo. Un sondaggio di un blog specializzato in televisione dice che ormai le conduttrici donne nei TG, ma anche in varietà, insomma, le donne occupano le televisioni. Siamo al 75 contro 25%. Siete dei panda? Siamo dei panda, ma siamo anche robusti, insomma. Io sono felice di essere un panda, diciamo così. Esatto, ma questo dato, questa femminilizzazione della presenza femminile, fisiologico, secondo te è irrinunciabile, forzato? No, io credo che sia fisiologico, giusto, corretto, anche perché sempre più donne hanno accesso e fanno carriera nel mestiere dei giornalista, in particolare giornalista televisivo, sono bravissime e molto anche più determinate spesso di noi maschietti e quindi è giusto che sia così. Mi stupisco però che non abbiano ancora ruoli dirigenziali più importanti, alcune, a parte alcuni casi, tipo Bianca Berlinguer, per esempio, o in passato un po' annunziata. Piacendo vedere più donne direttori, ecco. C'è adesso anche stata l'ottima Sara Varetto a Sky TG24, ovviamente. Però ecco, mi piacerebbe vedere anche, non so, come New York Times c'è un direttore donna, mi piacerebbe vederlo anche al Corriere della Sera prima o poi. Però qualcuno dei tuoi colleghi che abbiamo sentito dice che a volte si mette la donna bella e perché bella non necessariamente brava in video. Bisognerebbe fare nomi e cognomi a questo Certo. punto. Detta così veramente non ha molto senso. Semmai si potrebbe dire questo, c'è una forma di maschilismo in questa scelta perché i direttori, per lo più, come dicevo prima, sono maschi e quindi magari tendono così a immaginare che il volto carino, pulito, a cotopone o comunque lo sguardo luminoso abbia più successo di altri tipi di valori professionali. Ma forse è una visione prettamente maschile perché c'è ancora un certo maschilismo a livello di direttori. Però si è fatto tanto casino sulle quote rosa, mentre adesso nessuno dice nulla sul fatto che voi siete meno del 50%. Quote rosa, non quote rosa, c'è una polemica, lo sai meglio di me, lo sapete meglio di me, è molto accesa da parte di molte donne femministe ed ex femministe o comunque. Però adesso sulle quote maschili, cioè nessuno interviene, nessuno dice ah, pochi maschi. Capisci la mia provocazione, no? Sì, però sì, capisco benissimo, però allora, guardiamoci attorno, allora, vedi il TG La 7 c'è Enrico Mentana, Santoro sta andando a fare i suoi programmi anche lui sulla Certo. 7, ma non ha più poca importanza, voglio dire, quanti conduttori si vinci, tanti amici, tanti conduttori sono già lì, sono già Certo. maschili molto forti, quindi non mi pare sia alcun tipo di discriminazione, ecco. Poi ecco, Certo. c'è, come ti dicevo, un certo maschilismo nella scelta di certi volti, ecco, quello forse andrebbe stigmatizzato, non che questi volti vengano scelti, ma il tipo di maschilismo dietro a certe scelte. Per capire bene, non equivocare, dietro a certe scelte femminili, ho capito bene? Femminili, sì, che come dicevo prima, certi visibili puliti lo sono agli occhi dei direttori o di chi, insomma, a livello dirigenziale li sceglie per mandarli in onda, ma questo non ha nulla a che fare con la bravura o meno del Certo, collega. certo, certo. È il criterio a volte, però, è il criterio della scelta, non la scelta in quanto tale, ho capito bene? Sì, spesso meglio di me, spesso meglio di me. Ok, va bene, noi ti ringraziamo.